La situazione sicuramente non è delle migliori, anche perché purtroppo ci sono delle cause che hanno portato purtroppo un gruppo politico di maggioranza a prendere e a fare delle scelte in questo momento un po' particolari. Non entriamo in merito e non entro in merito alle scelte di nessuno, so solo che quando si ha il senso di responsabilità e si amministra una città si deve mantenere fede agli impegni che vengono presi, e quindi tutta una serie di concause che poi porteranno e ci porteranno probabilmente a rivedere quelli che sono anche gli atti dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda l'aspetto del nostro settore, del settore dell'ambiente, devo dire che davvero con un grande sforzo, un grande impegno della struttura, ma anche della nuova azienda che ha vinto l'appalto, abbiamo una qualità migliore, nel senso che solo in un mese siamo riusciti ad avere un aumento della raccolta differenziata, ma devo dire che un'attenzione anche da parte dei cittadini, perché più si differenzia e meno si paga. Noi vogliamo far passare questo messaggio, non vogliamo che alla fine purtroppo per colpa di alcuni, dei maleducati cosiddetti, ne paghiamo tutti. Oltre all'aspetto della pulizia in generale della città e del decoro della città, che è sotto gli occhi di tutti, si vede il miglioramento, a parte chi non lo vuole vedere, abbiamo avviato un procedimento con la Regione Sardegna per far diventare Alghero un progetto pilota per la raccolta della posidonia spiaggiata, delle cosiddette alghe che stazionano con i banchinamenti di Fertilia, di Villasegni e poi quello che è ultimo, più importante, quello di Maria Pia, insomma di San Giovanni. Lì stiamo cercando attraverso un progetto pilota di migliorare sicuramente la qualità e di togliere definitivamente la posidonia da quel sito. C'è anche un finanziamento ultimo arrivato dalla Regione e quindi dovremo rimodulare una serie di attività affinché definitivamente quella posidonia vada a essere utilizzata e immersa nell'acqua come stiamo pensando di fare.